si sono girate tutte queste parti. Ho imparato una lezione, ho imparato molto da questa persona. È stata per me un insegnante e mi ha dato un grande insegnamento. Adesso siamo fermi, adesso non siamo riusciti a concretizzare niente. Questo mi dispiace molto. Ho grandissimi rimpianti, continuo a pensarlo, dei rimorsi. Mi dispiace molto di aver tenuto dei segreti per tutto quello che è successo. Lei è una persona estremamente saggia, aveva capito tutto. Credo che abbia capito anche la mia vera natura, abbia capito anche come sono fatto, quali sono i miei problemi. Ma i miei problemi proprio, ecco, interiori del mio carattere, della mia personalità. E dal momento che lei è una donna stabile, una persona forte, una persona che non si fa mettere i piedi in testa, ecco, da nessuno, è chiaro che le situazioni tra noi si sono complicate, o almeno sicuramente io le ho complicate. Sono deluso di me stesso, sono deluso perché lei mi piace, lei mi attrae, lei è bella, lei è forte, lei è stata anche una buona amica per me, ecco perché i suoi insegnamenti, i suoi consigli sono stati preziosi, ma non li ho saputi mettere in pratica, non sicuro nel nostro rapporto, l'ho fatta anche soffrire. Vi ho dato dei dispiaceri, dispiaceri che hanno portato ad una chiusura, hanno portato tanta sofferenza e questo l'ho capito, l'ho compreso, perché non mi sono comportato bene, perché ho dato di matto, perché sono stato imprudente, immaturo, sono stato inaffidabile. Forse l'ho fatto, ecco, per ingenuità. Adesso vorrei che tra noi potesse tornare il sereno, vorrei che qualcuno potesse darmi la notizia che lei prova ancora dei sentimenti per me, che lei ancora ci tiene a me, che lei ha voglia di riconciliarsi con me, ma non so come fare, non mi è venuta una buona idea fino ad oggi, non ho idea di come fare, di come uscire da questa situazione nella quale mi sono cacciato, da questa situazione che ho creato. Non so nemmeno se da parte sua c'è una totale chiusura e se ci possono essere anche delle motivazioni che mi sfuggono. Mi prenderò le responsabilità, mi sto prendendo le responsabilità di quello che è successo. Vorrei dirle che ho voglia di tornare insieme a lei, che lei è importante nella mia vita. Che per me lei è essenziale, che non sto bene senza di lei, che ho bisogno di dirle tutto quello che gli ho nascosto fino ad oggi, che ho bisogno di serenità, che ho bisogno di vederla, che ho bisogno di avere notizie, che ho bisogno del suo amore. Ho tanti bisogni che mi possono fare stare bene solo se lei in questo senso potrebbe soddisfarli, ma mi rendo conto anche che una relazione non si può basare in concreto o raggiungere la stabilità, la serenità o una certa, come dire, concretezza se si basa sul bisogno. Mi rendo conto che ho dei limiti, che
Non sono quella persona come magari, ecco, mi ero promesso. Forse, ecco, tra me e lei non potrà esserci mai più la possibilità di creare un'intesa che ci porti a realizzare una vita complementare, dove io e lei riusciamo a trovare un equilibrio, dove riusciamo a metterci d'accordo, dove possiamo veramente unire le forze. Io vorrei tornare indietro. Vorrei tornare indietro e non aver fatto quello che ho fatto, non aver fatto determinati giochi, strategie, non aver fatto, diciamo, con la persona inaffidabile e soprattutto il prepotente, dire parole che non avrei dovuto dire, agire con un nervosismo, con ansia, con l'impulsività. Ma volevo essere sicuro del suo amore. E per questo ho generato tutte le ragioni di una crisi, di una rottura, perché mi sentivo spezzato dentro e avevo bisogno di sicurezze. Ho messo i miei bisogni al di sopra di tutto, e i miei bisogni stessi, i miei pensieri, i miei preconcetti, i miei pregiudizi mi hanno schiacciato e hanno condotto la nostra relazione qua alla fine. Lei mi ha detto che sono un egoista, che sono una persona egoriferita, egoica, sindonica. Io, nessuno mai mi aveva parlato in questi termini. Ho incassato e ho cominciato a pensare: ma sono davvero così? Veramente sono così? Veramente lei mi vede così chiaramente? E ho anche riflettuto e ho inteso che in effetti questi aspetti così egoici fanno parte della mia personalità e sono proprio quelle cose che mi hanno fatto fallire in tutte le direzioni, ecco, della mia vita. Perché ho pensato solamente che dovevo stare bene io, che non ero, ho capito di non essere una persona estremamente empatica o neanche minimamente empatica. Effettivamente, secondo me, se stavo bene io, dovevano stare bene gli altri, tutti quelli che erano intorno a me. E sognavo, ritenevo, mi faceva piacere avere una concretizzazione, una realizzazione personale con lei. Ho sempre puntato su questo, ho sempre parlato così con lei, che avremmo dato una svolta alla nostra vita, che avrebbe avuto inizio qualcosa, ecco, di nuovo, di bello, una nuova vita dove saremmo stati per sempre insieme, dove saremmo invecchiati assieme, dove avremmo avuto la nostra vita in faccia a tutti, in faccia anche a chi non credeva che questo potesse essere possibile, invece lo sceglierci, il nostro incontrarci, questo destino che ci ha fatto incontrare e incrociare, sarebbe stata veramente, ecco, la cosa più bella, che ci avrebbe dato un futuro d'amore e un futuro di benessere, di benevolenza, di amicizia, di solidità. Ma quando ho utilizzato questo linguaggio e queste parole, io credo che lei si sia sentita ingannata ad una certa, ma la mia intenzione non era di ingannarla. Forse ho ingannato più me stesso che lei, perché poi chi non è stato coerente con quanto dichiaravo sono stato io. Continuo a pensare ai momenti felici trascorsi insieme, quando stavamo insieme, quando mangiavamo assieme, quando cucinavamo assieme. Lei mi ha dato tanto aiuto, tanto conforto, mi ha aiutato a riflettere sui miei progetti. E ripenso a tutte le frasi dette, ripenso a come a volte mi sentissi io un bambino davanti a lei, quasi che lei fosse con una mamma, quando avrei dovuto essere una persona più solida, più risolta, dimostrare più maturità come lei, che ha avuto sicuramente le sue perdite, che ha avuto sicuramente quei suoi dolori, sulla quale ho anche calcato la mano per sentirmi più forte, per avviare, innescare una fase nuova di concretizzazione,
perché i miei sentimenti sono sempre stati molto forti. Io ero e sono totalmente sensibilizzato rispetto a questa donna. Soprattutto adesso che le cose tra noi sono finite, sono giunte al termine. Ma io vorrei rifare tutto da capo, vorrei ricominciare da capo, vorrei cambiare tutto. E soprattutto mi manca. Mi manca poterla abbracciare, mi manca fare l'amore con lei. Soprattutto ecco, quando vado a dormire, mi sento sopraffatto dai pensieri, da un senso di mancanza, di solitudine, quando in realtà potrei essere sereno nel mio letto, con lei accanto, se non fossi così insicuro di me, se non avessi questo carattere litigioso, competitivo, se riuscissi ad essere più calmo, a riportare la pace, la serenità. Magari potrei renderla felice, vederla felice. Non riesco a pensare ad altro. La mia mente è bloccata su di lei e su questa situazione che ho generato e dalla quale non riesco ad uscire. Vorrei fare qualcosa, vorrei dire qualcosa, vorrei che in concreto accadesse qualcosa. Ma forse lei mi ha già dimenticato. Forse lei si è già lasciata tutto alle spalle. Ma se fosse ancora innamorata di me, se anche lei sentisse la mia mancanza, se anche lei provasse quello che provo io, questo significherebbe che potremmo riprovarci, che potremmo provare a instaurare un nuovo rapporto, a farcela, a vincere su tutti i nostri problemi, difficoltà, a metterci un rinnovato impegno. Potrebbe cambiare tutto se cambiassimo un po' anche noi, soprattutto se cambiassi io. Io vorrei sentirmi più sicuro di me. Sapere o avere in qualche modo, ecco, una certezza dentro di me che i miei problemi sono finiti, che io ho davvero una reale concretezza di poter cambiare la mia vita, di poter dare una svolta e che questa svolta sia a mio favore. Le mie paure si basano principalmente, ecco, su questo, su le mie aspettative di farcela. Anziché, ecco, avere paura che questa possibilità nuova o ricominciare o anche abbassarmi in qualche modo, ecco, per tentare di cambiare le cose, di promettere un cambiamento o di aspettarmi un cambiamento, ecco, nella mia vita, forse non me lo merito, forse non è giusto, forse non ne sarò capace, forse c'è qualcosa, ecco, di più grande che io non posso controllare e che magari è la mia vita che deve andare così. Ma è qualcosa che devo capire anche rapidamente, perché non posso più continuare a stare con tutti questi dubbi, con tutte queste angosce, a continuare a riflettere, a pensare, a vivere questa lontananza. Almeno devo comprendere se è meglio non pensarci più e cacciare questo pensiero dalla mia mente che mi turba, mi fa provare anche rabbia per tutta questa attesa, per tutto questo tempo che è passato, che sta passando, senza che accada nulla, senza che in concreto accada davvero nulla e forse i sentimenti si sprecano anche lì dove erano forti da parte sua, sai, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E allora dovrei concentrarmi proprio su quello che non ho davanti e non su quello che ancora mi trascino del mio passato, se voglio avere un futuro per guarire, per sanare,
tutti quei pesi, tutti quei macigni, tutte quelle cose che ho portato in questo rapporto e che in ogni caso mi hanno insegnato che non li posso portare in nessuna direzione, prima di tutto nella mia vita, benché meno nella vita degli altri, se davvero voglio andare avanti, se davvero voglio conquistare una vita nuova, una vita più sana, una vita nella quale mi posso permettere davvero, ecco, di incontrare l'amore, di offrire il mio amore incondizionato. Vorrei che fosse lei. Vorrei avere questa possibilità e vorrei comprendere se lei si è ammorbidita, se ha voglia di darmi un'altra possibilità, se ha voglia di provarci ancora una volta. Cosa ti ha insegnato questa persona? Qual è la lezione che sta imparando? Beh, mi ha fatto capire che sono intrappolato nel mio passato, mi ha fatto capire che ho una mentalità a volte anche ristretta, che non sono effettivamente di così larghe vedute, non quelle che sono necessarie per un rinnovamento nella mia vita, per andare, ecco, verso una vita più semplice, più saggia, più risoluta, più pacifica. Mi ha fatto molto pensare al mio futuro e al fatto che potessi avere un futuro, che per avere un futuro in ogni caso e conquistare delle cose, quelle desiderate, quelle che ci affascinano. Certo, serve anche fare delle scelte e serve essere coerenti con quelle scelte, imboccare una strada e andare avanti per quella strada con una forte determinazione, guardando proprio con l'obiettivo e per quello impegnarsi, perché nella costanza, nell'impegno, nella determinazione che si costruisce la persona, si realizza la persona e arrivano anche i frutti. In concreto e con la stabilità di non preoccuparsi per le difficoltà che ci possono essere nel quotidiano, che quelle si superano, che l'importante è prima di tutto, ecco, volersi bene, che l'importante è avere voglia di volersi bene, che anche quando una persona non ce la fa, non deve vergognarsi di chiedere aiuto. Che bisogna fare dei progetti, che bisogna avere dei progetti, che non si può vivere alla giornata. Ma non perché lei in questo senso volesse convincermi di queste cose. No, questo lei non lo ha mai fatto. Lei lo ha solo dimostrato, permettendomi di vedere come vive lei. E io, guardando lei, ho visto una persona che era totalmente diversa dalla mia mentalità e ho capito che anche io dovevo arrivare a un punto in cui dovevo finirla, di vivere sempre alla stessa maniera. Dovevo arrivare a un punto di rottura. Ed effettivamente ci sono arrivata ad un punto di rottura, in un modo o in un altro, anche volendo sfuggire, volendo un po' sfidare la sorte. Evidentemente questo era quello che doveva accadermi. Questo era, magari, ecco, un messaggio, un monito che mi è arrivato attraverso di lei, forse perché io potessi scuotermi dentro e prima di tutto ritrovare me stesso, vedere quelle che erano le mie sofferenze, le mie delusioni e partire proprio, ecco, da questo dolore per ricostruirmi. Non rifiutarli, ma
celebrarli, come dire, ecco, e farne un fondamento che mi lanciasse verso una nuova costruzione di una vita più solida, con una maggiore esperienza, sapendo con chiarezza ciò che volevo, ciò che desideravo. Credo che in questo ci sia stata un po' anche la mano divina. Io ho tanto pregato, tanto voluto, tanto desiderato risposte, e in questo ho visto un conforto. Lei era molto brava a confortarmi, a incoraggiarmi, soprattutto lì dove io ero schivo, non avevo voglia di fare niente, non avevo voglia di fare un passo concreto. Ma lei era lì davanti a me. Che riscaldava il mio cuore, che mi aiutava, che tentava di guarirmi, di sanarmi, di riabilitarmi. Solo che io ero troppo abbattuto, troppo scontento, ma per una mia mancanza di fiducia. Di certo non per lei. Perché io non credevo in me, lei credeva in me, era questa la novità. Lei credeva in me, credeva che avrei potuto farcela, anzi, era convinta che ce l'avrei fatta. Totalmente convinta che sarei potuto essere, cioè, qualsiasi cosa avessi desiderato realizzare, l'avrei realizzata. Ma questo comportava, e lo comprendo, dei cambiamenti, di cui lei non mi ha mai parlato. Cambia questo, cambia quello, cambia l'altro. Cambiamenti di cui lei non mi ha mai parlato, non ha mai nemmeno sfiorato, ecco, l'argomento, ma era implicito. E anche questo essere implicito mi faceva proprio sentire come chi ha sbagliato tutto. A tratti ho anche frainteso, come se io dovessi cambiare per piacerle. E allora, per poter stare insieme a lei, quindi avevo anche paura di fallire, di non piacerle davvero, che magari si sarebbe accorta che non ero la persona adatta a lei, che i suoi sentimenti potevano esaurirsi. Ma queste erano delle mie crisi dentro, che non mi facevano avere fiducia dentro di me. E ecco, io non ho voluto scommettere, non ho guardato chi avevo davanti, ma guardavo semplicemente alle mie angosce, alle mie delusioni, alle mie paure, alle mie sofferenze. E non vedevo che davanti avevo come, ecco, una fata, una dea. Adesso, ripensandoci, vedo le cose in maniera diversa, anche perché non ho più una certa, ecco, pressione. Ed è per questo che vorrei avere l'occasione di ricominciare. Mi manca tantissimo. Mi manca, e anche il rendermi conto, anche mi trattiene questo, che ho perso davvero una persona importante in questa pausa, in questo periodo di riflessione, in questo periodo in cui ci siamo allontanati. Mi demoralizza parecchio, mi scoraggia tantissimo, e non credo che potrò trovare una persona della sua stessa statura, con la sua stessa cifra. Certe opportunità, certe fortune, certe occasioni non capitano sempre. Poi chissà, poi chissà. Certamente io ho sbagliato. Certamente io non mi sono comportato bene. Io ho omesso di dire tutte le cose che avrei dovuto fare e che non ho fatto, e quelle che non avrei dovuto fare e che invece ho fatto. E questa è una verità che forse, ecco, devo affrontare, ma che dovrò affrontare solo se lei effettivamente potrebbe essere la persona che ricambia i miei sentimenti, altrimenti non ne vale neanche la pena esporsi, non vale la pena mortificarsi, umiliarsi, chiedere scusa.
se non c'è niente più da parte sua, se lei ha messo un muro, se lei ha messo ormai un confine ultimo, definitivo, e non c'è possibilità di superare questa dogana. Io vorrei avere di nuovo un'opportunità, ma un'opportunità che stavolta, ecco, non voglio sprecare. Questa deve essere un'opportunità per farcela, non per perdere, non per perderla di nuovo. Non potrei proprio più perdonarmelo. Non potrei più perdonarmelo. Quindi, per il momento, combatto. Per il momento sono frastornato da tanti pensieri, da un certo nervosismo, da una certa agitazione, mi sento anche stressato, ma sto cercando di avere e di recuperare le forze per avere il coraggio, per trovare il coraggio, per andare a smuovere le acque, per sbloccare questa situazione che è ferma, stantia, per fare qualcosa. Ancora non so bene nemmeno cosa, ma per ricominciare, prima di tutto ho bisogno di incrociare il suo sguardo, di vederla occhi negli occhi. E il momento in cui la guarderò negli occhi, già avrò metà delle risposte, già capirò se lei è benevola nei miei confronti o se è ostile. Questo per me è determinante, questo mi farà capire tutto, questo mi darà luce e chiarezza per decidere i passi successivi e per comprendere se veramente, ecco, per noi c'è possibilità di felicità, di cambiare le cose, di lasciarci alle spalle tutti gli errori che ho fatto solo io perché lei non li ha fatti e di concretizzare qualcosa, ecco, di serio e di importante, di dimostrargli che sono una persona seria, affidabile, che non la deluderò più. Va bene.